sarò brevissima. Allora, c'è, allora in tutto quello che ci diciamo c'è un, diciamo così, un decimo incomodo, che è quest'idea che il feto possa essere considerato una persona. E questa cosa è purtroppo ritornata e ritorna in molte legislazioni, dall'America all'America Latina, in Europa, ritorna un po' a sprazzi. Non perché... No, vabbè... però voglio dire... Adesso a me non posso entrare nel merito di questa cosa, perché certamente un bambino che si suicida perché è stato violentato dal parroco certamente è un bambino vivo, e che poi vivo non è più, e più bimbo di lui non c'è nessuno. Allora, questo è, però non è che voglio fare una questione, insomma, anticattolica, perché sono le religioni, no, che mettono l'opzione sulla maternità, e sono gli stati che hanno bisogno di governati da governare, che in questo momento quindi si preoccupano tanto delle leggi sull'aborto, della riproduzione, del come guidare, no, le donne alla maternità. E quindi poi dovremmo chiederci se sono... se vogliamo tanti bambini o se vogliamo tanti bambini bianchi, perché poi i bambini che, degli extracomunitari nascono e diciamo lo statita verso queste donne, insomma, c'è molto poco, viene poco nominato. Allora, tagliamo la corta su questa cosa. Le donne hanno fatto molte elaborazioni alte, e Simona, dicendo le sue cose molto pragmatiche, si intuiva che c'è un'elaborazione alta su tutta questa questione del nascere e del generare. Non la possiamo nominare qua. Cioè, certamente però questa cosa, il decimo incomodo esiste una violenta campagna per esautorare le madri sul generare. E quindi questo è un pericolo, e sappiamo che non è di là da venire, non è in Spagna, non è anche qui. Oggi alla Regione Campania si è discusso in Commissione Sanità una legge che io purtroppo ho avuto, purtroppo, per fortuna, non lo so, ho avuto sotto gli occhi, e parla chiaramente di tutela della vita e del nascituro. Se dovesse passare un simile obbrobrio, se dovesse prendere il via anche solo una discussione nel parlamentino campano, noi sappiamo che la boccerebbe la Corte Costituzionale, la impugnerebbe, una cosa del genere sicuramente. Però noi sappiamo che se si parla di cimiteri per i feti, di tutto quello che è successo a Laura, tutto quello che è successo a Laura e quello che è successo alla nostra amica prima che a lei, va bene, ha preparato, cioè quella donna che al secondo policlinico ebbe l'irruzione della polizia, perché ha preparato quello che è successo a Laura, e quello che è successo a Laura forse ha preparato qualcosa che noi non sappiamo, perché non emerge neanche più. Allora, questa cosa è vero che verrebbe impugnata dalla Corte Costituzionale, è vero che è improponibile, ma è anche vero che il desiderio di questa consigliera di parlare di tutela del figlio poi corrisponderà al desiderio di quelli che negli ospedali vogliono ostacolare. Allora, il solo discuterne di questa cosa ci deve trovare pronte, perché guardate la generosità di chi parla dei fatti suoi, come ha fatto Laura, non va solo presa come un pretesto, uno spunto per una discussione. Io la ringrazierei un po' di più, Laura,
perché non è solo, lei ha fatto un atto di grande generosità, perché non è narcisismo parlare di sé in quel senso in cui è una forma di grandissima generosità. E da qui e ci dà pure l'occasione per riorganizzarci, per fare piccole azioni su grandi idee, su grandi idee. Quindi io ho il vostro indirizzo email, io vi darò l'allarme che se è passata in commissione questa cosa, noi il primo febbraio non dobbiamo più andare a Roma, dobbiamo andare sotto la regione Campania, perché se le cose stanno così è molto 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 allarmante. Piero, la nascita a prescindere purtroppo mi trovo chiamato in causa con il discorso fatto da Stefania Cantatore, anche da qualcun altro, rispetto al funerale dei feti, perché è un argomento che io ho approfondito a livello nazionale e a livello mondiale. In Italia esistono solamente due regioni che hanno regolamentato con due differenti delibere l'argomento, che peraltro è già abbondantemente regolamentato da una legge vecchia ma comunque ancora applicata, che è il regolamento di polizia mortuaria, che mi pare risalga agli anni 50 addirittura. Le due regioni sono la Lombardia di Formigoni e la Campania di Caldoro. Di Calabro. Vabbè, ma Calabro è il consigliere. Lo so. Allora il comune di Roma, stiamo parlando di regioni perché l'impatto è differente. Il significato politico è differente, perché mentre Roma e Firenze si sono limitati a seguire la legge di polizia mortuaria del 50, la quale dà facoltà alle famiglie di poter procedere all'inumazione del feto qualora lo desiderino, quindi i comuni che hanno messo a disposizione il camposanto per i feti hanno adempiuto alla legge. In realtà le due delibere regionali hanno stravolto la legge, perché hanno introdotto l'obbligo in maniera differente. Il Cielino Formigoni ha equiparato il prodotto abortivo a un arto sezionato che per legge dello Stato deve essere inumato. In questo modo ha costretto tutte le famiglie a procedere al seppellimento del prodotto abortivo indipendentemente dall'età gestazionale, quindi se si trattasse di un feto con le ossa già formate o di un ammasso di cellule. La campagna dello sfascista Caldoro ha fatto ancora di più, e qui voglio sottolineare l'attacco diretto della campagna e di Caldoro alla donna. E questa è la logica che vige nella nostra regione, perché Caldoro ha fatto una delibera di quattro parole. Tutti i direttori sanitari di tutte le strutture dove si pratica l'interruzione volontaria della gravidanza sono obbligati a fornire informazioni alla donna prima dell'intervento che possono procedere al seppellimento del feto o del prodotto abortivo. Ma è ancora più aggressivo, perché tu vai ad apportare un'ulteriore violenza nel momento in cui la donna si accinge a... Questo era quello che volevo dire per puntualizzare questo problema, che esiste, perché proposte del genere sono in poi in tutte le regioni. In Sicilia, grazie mille. C'è la Rossana Casalegno che ci ha chiesto la parola. Rossana, sì. Il potere della nascita.
Una cosa velocissima, perché siamo rimasti davvero in poche, e un po' mi dispiace anche che quel piccolo nucleo di giovani che avevo visto ci hanno lasciato, perché era loro che avrei magari chiesto, volevo sapere che cosa ne pensavano e se di queste cose tra di loro se ne parla. Tra di loro, non soltanto tra amiche, ma tra di loro all'università, tra di loro dove si trovano, nelle loro associazioni se ne parla, ma non soltanto dell'aborto, ma proprio della tutela della salute della donna, perché non ci dimentichiamo, io voglio fare questo piccolo, ritornare a quello che Maria ha detto all'inizio, questo piccolo legame che ci permette di fare l'esperienza di Laura, un legame con tutte le donne che hanno questi problemi, che hanno avuto questi problemi o che potrebbero avere questi altri problemi. C'è un legame che abbraccia tutti, ormai i problemi non sono solo nostri, diventano europei, voi lo sapete, e i confini si sono allargati, quindi anche capire come questa cosa che oggi è scoppiata attraverso il web, voi lo vedete, no? la risoluzione Strela, cioè il tentativo di dare una garanzia a livello europeo a Bruxelles di una tutela di diritti della donna, che è crollato perché non è stata approvata una risoluzione che non vedeva solo la tutela di garanzia rispetto all'aborto, ma tutta una serie di cose importanti per le donne. Perciò mi interessava l'incontro con le giovani, perché era l'informazione nelle scuole, la formazione degli insegnanti, tutta una serie di cose di cui oggi si sente bisogno, perché inutile dirlo, siamo tornati davvero indietro e c'è di nuovo bisogno di fare informazione sessuale, di fare educazione ai sentimenti e tutte cose che dal 70 abbiamo fatto in una maniera incredibile e indicibile. Lasciamo stare. Sì, perse completamente. Abbiamo perso. Allora, ci tengo perché vorrei capire se nel concreto noi che oggi siamo qui, più quelli che potremo sentire attraverso di noi, quindi piccole reti di associazioni, singoli, giovani donne che stanno all'università, giovani donne e uomini che sono a scuola, ci possiamo sentire non soltanto uniti da questa petizione europea che sta abbracciando un po' tutti in vista di un evento che si potrebbe pensare per l'8 marzo, che questo è la rete che si sta creando, l'appoggio alle donne spagnole che vedono messe in crisi, per vedere se per l'8 marzo si può andare ad una manifestazione nazionale. Sì, ma questo avrebbe poco senso se significa solo, alla solita maniera virtuale, metto una bella firma sul web, mi preparo a fare una bella manifestazione, creo dei manifesti e dei cartelloni e vado a fare. Che senso ha se noi non attiviamo un confronto, una vicinanza? Che cosa è necessario a Napoli oggi fare tra di noi rispetto alle notizie che ci avete dato e che sicuramente teniamo presente, un controllo sempre più massiccio, rispetto a quello che Simona ci dice di fare? Certo, vorrei, non solo diciamo una bella riunione, ma vediamo di attivare attraverso di noi una rete di informazioni. Questa viene subito dopo, la diciamo, perfetto, salute donna, subito, un giorno. Sì, per capire anche se per l'1 febbraio ha senso o non ha senso questo che si sta attivando in tutta Italia, Roma, Firenze, Reggio Calabria, chi altro più? Per adesso questo Milano forse, faranno l'1 febbraio una manifestazione in appoggio alle donne spagnole andando sotto i consolati. Ha senso che immaginiamo di farlo anche noi? Ha senso solo se noi ci attiviamo sul nostro piccolo quotidiano. C'era una di mille ragazze di là che No, ci vuole il microfono.
Allora, buonasera, innanzitutto mi presento, sono Alice, posso sedermi qui, e faccio parte del progetto EVA. Il progetto EVA nasce nella consulta dei giovani di quarto, quindi questo vi fa capire che ci sono giovani che si informano della cosa e ci sono moltissimi giovani che vorrebbero partecipare, purtroppo non ne hanno gli strumenti. E la consulta dei giovani di quarto è forse uno dei pochi delle poche istituzioni che dovrebbero essere messe a disposizione dei ragazzi e che purtroppo ce ne sono pochissime. Uno dei pochi esempi si trova a quarto ed è quello di cui io faccio parte. Dalla consulta dei giovani di quarto è nato questo progetto, che è il progetto EVA. Perché? È nato perché la consulta dei giovani di quarto ha al di là dell'essere comunque un organo istituzionale, ha dei punti saldi nel suo operare, che sono l'antisessismo, l'antifascismo e l'antirazzismo. E, da un gruppo di ragazze è nata l'idea di mettere su questo progetto EVA, che si occupi in generale della figura della donna. Da un po' di tempo abbiamo cominciato ad occuparci anche noi della questione aborto, più che altro, brutto dire la questione aborto, meglio dire la questione della libera scelta, perché è sempre opportuno chiarire, penso per chi si avvicini, che noi non siamo pro aborto, ma siamo pro scelta, che è una sottile differenza che però può allontanare molti di quelli che si vorrebbero invece avvicinare. Innanzitutto sentivo lei che parlava della questione del 1 febbraio, e noi con una rete che stiamo cercando di formare innanzitutto a livello campano e poi, se riusciremo, anche a livello nazionale, siamo intenzionati a partecipare al 1 febbraio e poi mettere su anche un qualcosa di significativo per l'8 marzo, perché purtroppo da troppi anni l'8 marzo è diventata una festicciola e non deve essere più questo. Ci adoperiamo sin da ora a programmare questo 8 marzo perché vogliamo che sia un percorso di crescita che arrivi poi alla realizzazione di un 8 marzo di lotta, che possa consistere in una manifestazione, come dicevo prima, se si riesce a livello nazionale è una cosa grandiosa, se si riesce a livello campano è comunque una vittoria, ma se da anni e anni non si muove nulla. Quindi proprio per voi un incontro a ma infatti noi ci stiamo riunendo a Napoli perché alla Galleria Principe di Napoli, la sede di Galleria, che è uno spazio occupato nel quale c'è stata data la disponibilità dai ragazzi di organizzare queste riunioni, ci riuniamo in media ogni 2 settimane. Adesso purtroppo per lo sciopero dei trasporti abbiamo dovuto rimandare la riunione, si terrà il 28 gennaio, quindi mercoledì, si terrà alle 5:30 in questo spazio e nulla, vabbè. Io il 28 non questa è la nostra proposta, però se ci ha invitato, certo, è invitato. Noi se lo stai proponendo un momento di perché quello che noi mercoledì 29 tu puoi proporre a questa riunione di fare un incontro con le donne. Noi in realtà ci riuniamo già da questo sarebbe il secondo incontro ufficiale. Nel primo abbiamo avuto l'idea di mobilitarci e di creare questo coordinamento di donne, che ovviamente non si chiude semplicemente ai collettivi ma anche ai singoli che vogliono partecipare. Stiamo ricevendo risposte positive e speriamo di vedervi alla galleria. Un incontro tematico, lo potete fare uno tematico sul corpo femminile o sulla salute? Noi stiamo proponendo, ciò significa che noi non ci stiamo limitando a livello di argomenti e a livello di proposte, perché vogliamo che ogni persona presente all'assemblea dica la sua, anche sul semplice quali argomenti portare durante la manifestazione dell'8 marzo. Noi vogliamo che sia aperta a tutti, deve essere, è una cosa in costruzione, quindi noi non poniamo paletti. Se c'è un giorno che si propone di parlare di questo argomento,
fatecelo sapere che noi vediamo. Sì, allora se. Non so, magari dopo ci scambiamo i contatti. No, ma questo è il momento di acchiattare anche chi c'è. Sì, perché se lei sta dicendo possiamo parlare dell'eventuale primo febbraio che facciamo insieme? Quello per esempio possiamo vedere il 29 è già un po' tardi, però è certo che è molto tardi. È molto per l'8 marzo non è tardi. Per l'8 marzo non è tardi, però sì, magari se da voi proviene qualche altro appuntamento, noi ovviamente ci saremo, come siamo contatti. Per noi abbiamo un contatto Facebook, che è quello di Progetto Eva, quindi se cercate su Facebook Progetto Eva ci trovate. Per chi non fosse unito di Facebook, grazie. Mi chiamo Elsa Tempone, sono un avvocato, sono i giuristi democratici, Casa delle Donne, ma non voglio fare un iter completo. Il mio interesse all'aborto parte da tempi molto lontani, perché io lavoravo nel CISA, che è, per chi è più giovane non lo sa, è il Centro Italiano di Sterilizzazione e Aborto. Noi combattevamo per la depenalizzazione e non per la legge, che è stata frutto di un compromesso. In questo momento storico, secondo me, sarebbe una follia chiedere la modifica, perché la storia determina la politica e la scienza, e quindi purtroppo avremmo un peggioramento della legge e non un miglioramento. È su questo. Quello, io non condivido, essendo avvocato, non condivido l'ottimismo sulla giurisprudenza che è migliorata. Io la trovo fortemente peggiorata per certi versi. Faccio l'esempio della PAS, la famosa PAS che è stata introdotta, ma poi verifico un controllo sulle donne attraverso i figli nei tribunali dei minori, insomma una serie di cose che non mi fanno sperare bene. Allora la proposta, secondo me, invece di fare solo le manifestazioni, solo gli interventi, di fare un monitoraggio, una sorta di osservatorio proprio sulle leggi, sulle pronunce, che un presidente di una regione pensi di fare una legge in cui col principio di difendere la vita, è una follia giuridica prima che d'altro, diciamo, è assolutamente una follia. Non so i tempi e i modi, facciamo un tavolo, facciamo qualcosa di concreto che sia però presente, perché il passato ci ha insegnato, la storia ci ha insegnato che non possiamo mai dare nulla per scontato, che basta girarci un attimo e ci fottono, scusate l'espressione. Così è. Così. Certo. Siete d'accordo? Vorrei far dire due parole a Laura che ci ha ascoltato fino adesso, grazie. Buonasera, grazie per essere. Volevo rispondere a quei cittadini che è venuto dall'inizio, probabilmente adesso che è andato via, però volevo rispondere in merito alla stupidità della rianimazione forzata. Allora, cioè lui ha fatto l'esempio, per poi vuole accogliere un bambino che gli manca il figlio, l'ha detto di vita, eccetera, eccetera. Al di là di queste considerazioni, bisogna dire una cosa, la rianimazione forzata è inutile, perché praticamente anche se la legge dice che si può mettere dentro la prossima settimana, in realtà nessun ospedale d'Italia si abortisce di no a quella data, se non riesce nel tuo prima, proprio per evitare la sopravvivenza fetale. Quindi la rianimazione è inutile, il feto non può sopravvivere, è inutile sofferenza. Ora se l'aborto terapeutico si fa per evitare la sofferenza della madre, poi rianimare il figlio mi sembra un controsenso, la si fa soffrire ancora di più. Poi volevo dire anche un'altra cosa, io nel libro me la prendo sì con l'obiezione di coscienza, però anche proprio con la direzione dell'ospedale, perché voglio dire, c'è l'obiezione e non ci puoi fare niente, però vedi di controllare l'operato di questi medici, vedi di limitare i danni, vedi che non ne approfittino, che non ci maltrattino, che non facciano danni. E poi comunque l'obiettore, diciamo, non è tenuto a contribuire a causare la morte del feto, però per il resto lo può dare, lo può prestare, il soccorso lo deve dare, cioè una visita la può fare, un'ecografia la può fare, ti può benissimo evitare durante l'espulsione, perché l'espulsione avviene quando oramai c'è la dilatazione, quindi c'è l'utero aperto, indietro non si torna. Quindi che cosa ci dipende per aiutarti a espellere il feto? Allora, grazie veramente a lei. Grazie a lei. E due parole per finire. Un tempo si diceva che il personale è politico.
Laura con questo libro l'ha realizzata tutta questa cosa. Grazie ancora. Grazie.